cosa. A me mi ha colpito molto la parte nella quale lei dice di chi è la colpa, è la mia o dei miei genitori? E poi dove sottolinea che è il modo in cui noi viviamo poi la nostra sessualità, anche se è eterosessuale o omosessuale. Questa devo dire che è proprio un punto, penso, fondamentale per, di riflessione per tutti. Perché se io vivo la mia sessualità in maniera sbagliata, magari perché, non so, ho vissuto delle dinamiche particolari, quindi magari a volte non ci soffermiamo molto sul pensare da cosa dipende. E non so, mi ha colpito molto questa parte. Allora, ovviamente sono d'accordo con quello che io ho detto nel mio libro, per cui in realtà non è una domanda, è un'osservazione, diciamo. Sì. L'unico punto che ti faccio è, non userei il termine sbagliata parlando della sessualità. Possiamo parlare di una sessualità che ha conseguenze negative per la persona che la vive, però non penso che qualcuno di noi possa dire quale sia la sessualità giusta. Per dire, a me sadomasochismo proprio non mi interessa, però se due persone adulte, consenzienti, maggiorenni lo vogliono praticare, va bene, voglio dire. E come vale anche l'opposto, se due vogliono avere solo la posizione del missionario una volta a settimana, come dice qualche misteriosa divinità, va bene pure questo. Quindi la parola sessualità attaccato a giusto o sbagliato. No, ma io mi riferivo più, forse mi sono spiegata male, al proprio vivere la relazione, non la sessualità nel senso. Okay. Quando entriamo nel discorso di relazione entriamo in un altro campo. Infatti io avevo scritto un altro libro che si intitolava Manuale per coppie diverse, che invece questa è la quinta edizione, ci tenevo più all'altro, invece questo continua a essere ristampato, perché qui sì che c'è un problema grosso, che non riguarda più la nostra famiglia, riguarda il fatto che la realtà omosessuale non fornisce modelli di relazione, che è una grande fortuna, perché noi possiamo inventarci tutte le tipologie di relazione che vogliamo su un terreno completamente vergine. Non abbiamo delle aspettative sociali su come dobbiamo comportarci, perché comunque ci comportiamo, sbagliamo. Quindi a quel punto possiamo anche fregarcene di fare giusto o sbagliato, perché tanto l'approvazione sociale non l'avremo mai. E, d'altro canto però io ho osservato come, non so, quando adesso mia nipote ha avuto una bambina, non ce ne se ne rende neanche conto, però mia madre, mia sorella, l'altra mia sorella, quando io ho avuto te, quando io ho avuto Erika, cioè come si confrontavano tre donne su un'esperienza umana, come socializzavano le esperienze. A noi gay questa possibilità di socializzare l'esperienza manca, perché la coppia è ancora qualcosa di molto nuovo per il mondo gay e lesbico. E infatti noi tendiamo ancora a viverle secondo modelli che hanno più a che fare con il nostro tipo di educazione maschile o femminile, che con un'esperienza omosessuale a sé, un'esperienza diversa dalla coppia matrimoniale eterosessuale. Per dire, siccome i maschi nella nostra società vengono educati a un ruolo di genere che pone molta più enfasi sul sesso, perché quando sei ragazzino devi dimostrarlo che ce l'hai grosso, ce l'hai duro, ma tu sei una donna, non hai mai subito la pressione sociale dei pari, ma quando hai 13-14 anni le scuole sono dei macelli da questo punto di vista. E viceversa, no? Conosciamo dalla parte delle bambine, la donna è più sensibile, bada più ai sentimenti, una vera donna non ama fare sesso sfrenato, perché quelle sono robe un po' da puttane, ma è la verità, perché è così che ci educano, no? Il risultato finale è che i gay maschi puntano molto sul sesso con uno svantaggio nella costruzione di relazioni. I gay maschi hanno fatto molta fatica in questi decenni a costruire relazioni, perché il sesso sbarrava sempre la strada, in particolare la questione del tradimento. Le donne invece, grandi amicizie amorose, Boston marriages, e poi però sul sesso la cosa a volte non funzionava come avrebbero voluto. Sicuramente, e nel libro lo scrivo, abbiamo bisogno di andare oltre questa educazione per ricostruire un essere umano fatto di quello che la nostra società chiama maschile e femminile, tutto insieme. E dobbiamo confrontare le nostre esperienze più di quanto stiamo facendo, non chiuderci alle proposte, perché per esempio il fatto che una parte del mondo gay sia chiuso in modo pregiudiziale al matrimonio della persona dello stesso sesso non è positiva, nel senso che è come col divorzio con i cattolici 30 anni fa.
chiediamo il divorzio, se tu poi non ti vuoi divorziare, non divorzierai. Chiediamo il matrimonio, non ti vuoi sposare, nessuno ti obbliga a sposarti. Però io ho ricevuto anche critiche per aver scritto un libro in cui la famiglia, che è un'istituzione borghese, che è una camera a gas, anziché essere decostruita per essere distrutta, ne esce invece, ne esce bene. Cioè io praticamente sto aiutando a puntellare un'istituzione eteronormativa e patriarcale che andrebbe invece decostruita. La mia risposta è che la famiglia in cui sono nato io nel 1958 non è la famiglia in cui nascono i bambini oggi. C'è stata la riforma del diritto di famiglia, è stata l'introduzione del divorzio, sono venuti meno i concetti come quello della patria potestà, del capo famiglia, che implicava una vera sottomissione della donna al capo della famiglia, che guarda caso era sempre l'uomo, cioè è un'altra famiglia. E questa famiglia non è cambiata perché è scesa la Madonna dal cielo e ce l'ha cambiata, ma perché l'abbiamo cambiata noi, l'ha cambiata il movimento femminista, e per quello che riguarda la questione omosessuale l'ha cambiata il movimento gay, che non sarà stato il più efficiente del mondo, ma qualcosa a livello di mentalità l'ha cambiata. Pensiamo solo ad Agedo. Per quello che riguarda le relazioni, il mio messaggio in questo momento è che sicuramente abbiamo ancora molto da costruire, perché manca una cultura condivisa, manca quel potersi parlare come mia nipote, mia madre, mia sorella sull'esperienza di avere un bambino, no? O di avere una relazione. L'unica cosa che voglio dire con chiarezza su questi confronti è: non idealizziamo le coppie eterosessuali, perché anche su una questione che è di inciampo moltissimo ai maschi, cioè la monogamia, la nostra società ha stabilito che il matrimonio deve essere monogamico, ma se l'uomo ha rapporti adulteri con una donna che di professione fa l'adultera, non è adulterio, si chiama prostituzione femminile. Allora, se un uomo va con una prostituta non è adulterio, e questo provatelo a fare capire agli eterosessuali. Io al convegno internazionale sull'AIDS a Firenze 15 anni fa avevo sentito una bellissima relazione fatta dall'Aiuto AIDS svizzero, che aveva il problema della diffusione dell'AIDS, la prevenzione dell'AIDS tra gli immigrati portoghesi, e il messaggio che dava l'Aiuto AIDS svizzero era: se non si ha una relazione monogamica bisogna usare obbligatoriamente il preservativo, altrimenti il rischio è il contagio. E i lavoratori portoghesi rispondevano: io sono perfettamente sicuro perché io ho una relazione monogamica, a parte le prostitute vado a letto solo con mia moglie. E nella loro testa questa era monogamia. Allora, quando noi ragioniamo del fatto di come mai gli etero riescono ad avere relazioni monogamiche e invece noi non ci riusciamo, stiamo forse facendo le domande sbagliate. Però tu, essendo donna, magari queste cose per tua fortuna sei meno... Esulo un attimo dal libro. Ad Arezzo, premetto, nessuna coppia omosessuale ha chiesto la trascrizione di matrimoni registrati all'estero. Chiedo, l'obiettivo principale che sembra di percepire da chi ha questa esigenza anche per costruire coppie, per avere l'opportunità di costruire coppie più stabili, un modello, dicevi anche di riferimento, che può non spaventare come carenza di una vita affettiva o altro. L'obiettivo è il matrimonio o la civil partnership? Allora, stiamo molto fuori dal libro. L'obiettivo è il matrimonio e la civil partnership. Gli obiettivi sono sia il matrimonio che la civil partnership, nel senso che vorremmo che alle coppie eterosessuali venisse data l'opzione tra convivere senza nessun legame socialmente riconosciuto, convivere con un legame riconosciuto socialmente e convivere nel matrimonio, o avere un legame senza convivere. Le devono avere le coppie eterosessuali e devono avere anche quelle omosessuali. Ora, le coppie eterosessuali, tre di queste cose le hanno già, gli manca solo la civil partnership, quelle omosessuali ne mancano due. Quindi bisogna fare due passi anziché uno. Dopodiché vorrei veramente evitare di, come dicono i nostri amici queer, normare eccessivamente la relazione. Credo che siano scelte individuali che ogni persona deve fare. Oltretutto, in momenti diversi della vita potrebbe fare scelte diverse. Guardiamo come oggi sia tipico per le coppie eterosessuali iniziare con una convivenza e arrivare al matrimonio quando arrivano i bambini. Sta diventando una specie di costume sociale, cioè la convivenza more uxorio è diventata il sostituto del fidanzamento nella società del XXI secolo. E quindi in buona parte, sì.
Quindi è anche addirittura possibile che una persona in momenti diversi della vita possa fare scelte differenti. Il problema per le persone omosessuali è che non hanno nessuna scelta, perché l'unica cosa che possono fare è viversi la loro vita ignorati totalmente dalla società. Poi il matrimonio ha anche degli svantaggi, vogliamo dirlo? Quindi non c'è uno dei due vissuto come maggiormente prioritario. Il movimento gay ha chiesto espressamente il matrimonio. I partiti hanno risposto: sì, abbiamo capito molto bene, volete le unioni civili. No, vogliamo il matrimonio. Ok, parliamo di unioni civili. No, noi vogliamo il matrimonio. Ok, vale per le unioni civili. Quindi c'è stato un po' di dialogo al ribasso. È andata proprio così recentemente. Un gioco al ribasso recentemente, ma prima poi c'era il matrimonio, poi sono arrivati i Pax, poi sono arrivati i Dico, e poi si è arrivati a niente. Per cui quello non è proprio un gioco al ribasso, era proprio una presa in giro, oltre che... È un problema, perché in Italia viene vissuto anche come un elemento dello scontro tra destra e sinistra, ma in Inghilterra di matrimonio parla Cameron, che è conservatore. Addirittura la questione dei diritti civili gay è stata presa in carico da una destra che la sta sfruttando per fini addirittura razzistici. Pensiamo a Pim Fortuyn in Olanda. Pensiamo alla proposta di chiedere a chi chiede la cittadinanza olandese una serie di domande in cui si chieda all'immigrato islamico che cosa ne pensi del matrimonio omosessuale, e se l'immigrato islamico risponde sono contrario non ti do la cittadinanza, perché non è entrato all'interno dei valori di tolleranza della civiltà olandese. Sì, però all'olandese calvinista che è contrario la cittadinanza la lasci. Quindi siamo in un paradosso in cui all'estero la questione omosessuale è stata talmente depotenziata da poter essere addirittura uno strumento in mano alle destre. In Italia rischia di fare saltare in aria tutti i partiti politici. È una situazione che ci siamo creati noi, è un male che ci siamo inflitti da solo, permettendo a un dibattito di essere gestito unicamente dal cardinal Ruin. Abbiamo perso 20 anni, perché erano posizioni che potevano essere anche sfumate, poteva anche andare bene il discorso intanto proviamo i Pax e poi vediamo come funziona, vediamo se veramente il matrimonio eterosessuale crolla, e se non crolla facciamo un passo ulteriore, no? Anche sul Pax c'è stato il veto cattolico, sono stati per Rosi Bindi ha fatto la figura dell'estremista di sinistra nel contesto italiano, e quindi è ovvio che a un certo punto poi le posizioni si incancreniscono. Però chi ha voluto incancrenire lo scorso non è stato il movimento gay. Io mi ricordo al congresso nazionale di Arcigay, mi hanno detto: guardate, se il problema è che i cattolici non vogliono sentir parlare di matrimonio gay perché per loro il matrimonio è solo una cosa, e adesso non è che loro possiedono il matrimonio, però siccome siamo in un paese in cui dobbiamo convivere in 60 milioni, se a loro gli fa stare meglio che se non lo chiamiamo matrimonio, lo chiamiamo Pinocchio, gli va bene, chiamiamolo Pinocchio. Ma abbiamo detto veramente queste cose al convegno. Il problema è che neanche chiamarlo Pinocchio gli va bene, perché adesso i moniti delle varie sentinelle in piedi sì, lo chiamano unione civile, ma in realtà è il matrimonio sotto altra faccia. Allora, come puoi dialogare con persone che hanno queste posizioni? Adesso l'ultima cosa, il legame col libro, lei come uno strumento anche per facilitare il momento anche dell'accettazione del coming out, cioè l'idea che comunque di costruzione di un legame stabile riconosciuto socialmente non è esclusa dalla mia vita nel momento in cui mi rendo conto di essere omosessuale. Cioè dovrebbe essere, allora, vissuto come una cosa amministrativa, burocratica, no, e non fa parte di questo. Quando ho scritto questo libro la questione del matrimonio non era neanche sul tappeto, non credo che neanche la Danimarca avesse ancora approvato il primo unione civile. Comunque le due cose sono andate per strade separate. Sicuramente una cosa che ho notato con molta sorpresa è che le mamme a Gedo invece sono state tra le più accanite sostenitrici della tesi del matrimonio, quando ancora io ero su posizioni contrarie al matrimonio, perché venivo da un'esperienza politica che diceva il matrimonio va abbattuto e non cambiato. Per cui le mamme invece loro erano, e poi l'ho capito, perché anche nel rapporto con le famiglie arcobaleno, alla fine Agedo si sente coinvolta in questa cosa, perché dopo loro sono le nonne di questi bambini, no? Io non c'ero arrivato, ma loro ci sono arrivate.